Buonasera e benvenuti alla seconda edizione del telegiornale di Teledeon. Un infaticabile ricercatore del vero, così Papa Francesco, nella lettera apostolica scritta in occasione del quarto centenario della nascita di Blaise Pascal, definisce il filosofo francese che mise al centro della sua riflessione il paradosso della grandezza e miseria dell'uomo. Sentiamo. Nel quarto centenario della nascita del teologo francese Blaise Pascal, Papa Francesco ha firmato la sua nuova lettera apostolica dal titolo Sublimitas et Miseria Hominis. Nel giorno in cui il 19 giugno del 1623 in Francia nasceva l'infaticabile ricercatore del vero. Grandezza e miseria dell'uomo formano il paradosso che sta al centro della riflessione del messaggio di Pascal, scrive nell'incipit della sua missiva apostolica il Santo Padre, che lo descrive come un uomo che fin da bambino e per tutta la vita ha cercato la verità. Quattro secoli dopo la sua nascita, Pascal rimane per noi il compagno di strada, sottolinea il Papa, che accompagna la nostra ricerca della vera felicità e, secondo il dono della fede, il nostro riconoscimento umile e gioioso del Signore morto e risorto. Poi prosegue: è commovente constatare che negli ultimi giorni della sua vita un pensatore così geniale come Blaise Pascal non vedesse altra urgenza al di sopra di quella di mettere le sue energie nelle opere di misericordia. L'unico oggetto della scrittura è la carità. Pascal rappresenta un faro della costellazione spirituale di Papa Francesco, come ha spiegato il prefetto del Dicastero per la cultura e l'educazione cardinale nel corso della conferenza stampa di presentazione della lettera in sala stampa vaticana. L'opera più conosciuta del teologo francese è la raccolta di frammenti Le Pensées, uno dei grandi capolavori del pensiero occidentale. Bergoglio è da sempre innamorato dei pensieri, ne conosce e ne cita alcuni a memoria, ha rivelato il prefetto della cultura, ed è profondo ammiratore di Pascal. E così ha dunque deciso di onorare la sua figura con una lettera apostolica. Nel testo della missiva il pontefice ha sottolineato alcuni aspetti forse meno noti del grande filosofo. Prima di tutto la sua carità verso i poveri e gli ammalati. Infatti la vita di Pascal fu costellata da pratici gesti di carità e di amore verso i più deboli e verso gli infermi e i sofferenti. È stato presentato il documento che farà da guida per la sedicesima Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che si terrà ad ottobre. Il documento di lavoro segna l'avvio di un nuovo processo, il servizio. Due sezioni e 60 pagine, un testo e 15 schede di lavoro e il documento per l'Assemblea Sinodale che dal 4 al 29 ottobre prossimi guiderà i 370 partecipanti provenienti da tutto il mondo che discuteranno del futuro della Chiesa. Per la prima volta dei lavori non faranno parte solo i padri sinodali, ovvero vescovi, teologi, religiosi che finora hanno fatto parte del sinodo, ma anche le madri sinodali, una quarantina di donne con diritto di voto. Due le macrosezioni del documento, la intitolata Per una Chiesa sinodale, prova a raccogliere i frutti della rilettura del cammino percorso, e la sezione B, dedicata a comunione, missione e partecipazione, spiega il testo Vaticano, in cui si evidenzia che la Chiesa sinodale è chiamata a praticare la cultura dell'incontro e del dialogo con i credenti di altre religioni e con le culture e le società in cui è inserita, ma soprattutto tra le tante differenze che attraversano la Chiesa stessa. Questa Chiesa non ha paura della varietà di cui è portatrice, ma la valorizza senza costringerla a l'uniformità, aggiunge il testo e conclude. Il protagonista del sinodo è lo Spirito Santo, in questo modo si legge, quanto più intensamente è stato accolto l'invito a camminare insieme, tanto più il sinodo è diventato la via su cui il popolo di Dio procede con entusiasmo ma senza ingenuità. La Chiesa riflette sul Mediterraneo, le cronache parlano di un mare di morte, ma ci sono esperienze che guardano con fede alla vita e all'incontro, come a Marzara del Vallo. Ne parliamo con il vescovo emerito Domenico Mogavero. La diocesi di Mazara del Vallo è la terra più prossima alla sponda africana e quindi questa vicinanza geografica ha determinato una vicinanza culturale, religiosa e una condivisione pastorale con i vescovi del Maghreb. Noi viviamo la tragedia di questo mare che per noi è un bacino di fraternità, è un luogo che ci accomuna, è un posto nel quale, dal quale traiamo le risorse per vivere.
purtroppo è diventato un mare divisivo, perché in esso si stanno giocando a livelli alti interessi e destini che sono certamente contro le frange più deboli della popolazione. E la mancata condivisione, la mancata conoscenza delle motivazioni che spingono tanti a lasciare la loro terra ha chiuso i nostri cuori e ce li ha resi cuori induriti, che non si rendono conto di ciò che è l'aspirazione di questa gente e del diritto che hanno a una vita dignitosa, perché noi non abbiamo avuto nessun merito per vivere su questa terra così bella e così accogliente, e loro non hanno nessuna colpa per essere nati e per essere vissuti in una terra nella quale la loro vita è impossibile da vivere secondo i requisiti minimi di dignità, di benessere e di progresso. Si è svolta oggi la giornata di raccolta straordinaria di sangue che ha coinvolto la Polizia di Stato. L'iniziativa Chi dona il sangue dona la vita si è svolta ad Andria. Un'auto emoteca ferma in pieno centro ad Andria, accanto a divise e mezzi, sinonimo di prossimità. Poltrone che diventano occasione per aiutare chi è in difficoltà e ribadire un motto che fa della Polizia di Stato un esempio di vicinanza alla comunità in cui vive, che protegge e di cui sente la responsabilità. La questura di Barletta Andria Trani, con i suoi uomini e le sue donne, ha deciso ancora una volta di rispondere a un appello che in estate diventa emergenza, la carenza di sangue. E così l'iniziativa Solidarietà e Sicurezza, voluta dalla Associazione Donatori Nati, che riunisce agenti donatori di sangue e plasma, è stato un momento di incontro tra poliziotti e semplici cittadini che hanno risposto a una precisa chiamata. Ma l'appello che deve passare è innanzitutto, in questo caso specifico, noi raccoglieremo il sangue anche in prossimità all'inizio dell'estate, quindi in momenti in cui c'è particolarmente bisogno, ma in modo per far capire che la polizia è in prima linea anche in queste iniziative che ci consentono di essere vicini, sempre più vicini alla collettività. La polizia non è solo repressione, non è solo prevenzione in senso stretto, ma è anche proprio prossimità. La donazione diventa così la conferma di quell'esserci sempre che contraddistingue la Polizia di Stato, come spiega il questore che ha in tasca da oltre 25 anni la tessera di donatore. Donatori Nati è un'associazione che fa capo alla Polizia di Stato, è nata da parecchi anni e attiva in 15 regioni. È un'associazione che si occupa della raccolta di sangue, è un modo per la Polizia di Stato, è un altro modo, uno dei modi con cui la Polizia di Stato vuole essere vicina alla gente. Noi abbiamo chiamato questo progetto Solidarietà e Sicurezza, è un modo proprio per rendere concreto proprio il concetto di polizia di prossimità. Torna per il quarto anno consecutivo la campagna di comunicazione per la prevenzione e la sensibilizzazione sull'HIV. Sentiamo. Anche quest'anno Facciamolo Tutti è presente nei principali festival dell'estate pugliese, con la possibilità di eseguire il test HIV in maniera gratuita e anonima e avere immediatamente il risultato. Il progetto nasce nel 2020 e mise in evidenza già nella sua prima edizione l'esigenza di avere informazioni di dettagli. Nel 2021 coinvolse le scuole fino ad arrivare a toccare numeri record nel 2022, incontrando la musica in occasione di quattro importanti festival estivi. La novità dell'edizione 2023 è rappresentata dalla possibilità di eseguire il test, che è anonimo e gratuito. I risultati, infatti, sono forniti immediatamente grazie alla collaborazione di medici volontari e in caso di positività viene attivato un servizio di presa in carico e di gestione presso il centro di riferimento più vicino alla residenza. Ci troviamo in un quadro, diciamo, post pandemia da Covid-19, dove la prevenzione è l'arma efficace per combattere moltissime malattie infettive, soprattutto le malattie infettive come l'HIV e le infezioni sessualmente trasmesse. Conoscere, quindi prevenire, e quindi anche la cultura del test rapido, che è uno dei pochi aspetti positivi che abbiamo imparato durante la pandemia, è sicuramente un'arma in più. Avere la possibilità di fare campagne con i test rapidi e quindi di informare la popolazione, soprattutto i giovani, vuol dire veramente creare una sorta di vaccino, perché una esatta conoscenza sicuramente evita di aumentare il rischio di contrarre questo tipo di infezioni. Non c'è informazione,
quindi l'attenzione sociale si abbassa sempre di più, non interessa a nessuno, soprattutto non interessa alle istituzioni, questo è il punto. Quindi noi dobbiamo ogni anno cercare di andare fra la gente. Dopo aver fatto tappa sabato 17 giugno al Medimax di Taranto, la campagna di comunicazione toccherà anche le città di Trani, Ostuni, Bari e Locorotondo. Quella della promozione della salute diventa sempre di più un mestiere che ha bisogno di strumenti, linguaggi sofisticati quanto quelli che utilizzano i medici in reparto e in sala operatoria. A Trani ha fatto tappa il progetto Itaca voluto dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, che propone un piccolo tour in barca a vela per pazienti ematologici. Vediamo. Un viaggio per lasciarsi coccolare dal profumo del mare, affidarsi al vento che si maschera e diventa autore di un destino a volte imprevisto, ma che va accettato, affrontato, navigato e anche archiviato come ricordo. Azioni che chi vive una malattia del sangue conosce bene. Allora è stato dedicato l'Itaca Day, voluto dall'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie. Un nome scelto per un motivo preciso. Rappresenta la metafora dell'Omerica di Ulisse che affronta difficoltà enormi, affronta delle situazioni disastrose, però poi quindi che si paragonano alla malattia e poi sogna di approdare in un porto sicuro, Itaca, che rappresenta la guarigione. E così alcuni pazienti ematologici per qualche ora si sono fatti accudire da uno skipper, dalle vele, dal cielo e dal mare, diventati strumenti di riabilitazione psicologica e di sostegno. Perché ha deciso di partecipare a questa iniziativa? Perché è una cosa bella, una cosa utile, una cosa molto interessante, soprattutto per chi come me sta combattendo una cosa che ben sappiamo. Il progetto Itaca è un modo per ricordare ai malati che non sono soli e che possono contare su chi è pronto a tendere loro una mano. Il loro affetto, la loro vicinanza ti fa sentire più protetti e ti incoraggia ad affrontare questo percorso che vi assicuro non è facile, ma con la loro presenza diventa tutto semplice. Noi rappresentiamo un po' l'equipaggio, cioè quello di accompagnare i pazienti, sostenerli e magari nel momento in cui se hanno paura noi siamo lì a incoraggiarli e quindi saremo da salvagente, ecco, se vogliamo usare una metafora diciamo marittima, quindi siamo il salvagente, ecco, di questi pazienti ma anche dei familiari che in questo momento, ecco, di malattia magari possono trovare speranza in noi. Ecco. Il messaggio è non avere paura. Non avere mai paura. Turismo sostenibile. Il Parco dell'Alta Murgia certifica i primi 30 operatori nell'ambito dell'iniziativa Park to Park e celebra i parchi centenari. Vediamo. Nel Parco dell'Alta Murgia sono 30 gli operatori turistici certificati con la Carta Europea del Turismo Sostenibile, 21 imprese turistiche locali e 9 guide turistiche sono state premiate dopo un'attenta valutazione di Federparchi. Se ne è parlato nella tappa andriese di Park to Park, l'iniziativa itinerante promossa dai parchi nazionali d'Abruzzo, Lazio e Molise, Gran Paradiso in collaborazione con Federparchi e il contributo del MASE. La Carta Europea del Turismo Sostenibile è un sistema di gestione e di pianificazione del turismo sostenibile nelle aree protette. È uno strumento molto importante, uno strumento che vede l'alleanza fra parco e territorio. La Carta Europea del Turismo Sostenibile è stata riconfermata da Europark al Parco Nazionale dell'Alta Murgia nel 2019, nel 2021 è iniziata la seconda fase e oggi siamo qui a certificare i primi 30 operatori tra imprese turistiche e guide del parco. Avere la possibilità di raccontare il territorio di Puglia, che è un territorio straordinario, e farlo conoscere nella sua, diciamo, variegata bellezza, credo che sia un compito essenziale. Stiamo investendo molto su questo e questa giornata sarà un'ulteriore giornata importante per raccontare. Nella tappa andriese il Parco dell'Alta Murgia ha festeggiato anche i parchi centenari. Questa è stata un'occasione, quella del centenario dei due parchi storici del nostro paese, Gran Paradiso e Abruzzo, Lazio e Molise, per visitare tutti assieme quelle che sono le 24 realtà di parchi nazionali del paese. E naturalmente si può raccontare, abbiamo tutti gli ambienti, tutti gli habitat, abbiamo la più grande biodiversità faunistica, la più grande biodiversità vegetale in Europa e naturalmente questo ci rende ancora più responsabili.
Dalla Giunta regionale pugliese è stata approvata la delibera con le iniziative per il sostegno alle famiglie numerose. Sentiamo. L'aumento dei prezzi registrato negli ultimi anni e la conseguente perdita del potere d'acquisto richiedono interventi per supportare e sostenere le famiglie numerose, colpite maggiormente dal carovita. La Giunta regionale ha dunque approvato la delibera che prevede per ogni nucleo familiare dai 3 figli in su a carico l'abbattimento delle tariffe per la fornitura di beni e la fruizione di servizi, nonché agevolazioni e riduzioni di particolari imposte e tasse locali. Si prevedono inoltre benefici economici per il rimborso delle spese documentate per un importo compreso fra i 500 e i 1000 euro. Si stabilisce inoltre che in presenza di uno o più figli diversamente abili l'importo massimo del contributo venga aumentato di 100 euro, fino al raggiungimento comunque di 1000 euro. Tra le altre misure sono previste agevolazioni nell'uso dei trasporti pubblici per imposte e tributi di competenza comunale, riduzioni delle spese per ticket sanitari e visite specialistiche. Parliamo di un intervento, dichiara l'assessore al welfare Rosa Barone, approvato nella scorsa legislatura per le famiglie dai 4 figli in su. Viste le condizioni economiche mutate negli anni, abbiamo lavorato con gli uffici per estendere questo intervento anche alle famiglie con 3 figli. La finalità è prevenire condizioni di disagio economico e sociale a seguito della numerosità dei figli per mantenere il benessere familiare. La potenziale platea dei destinatari delle misure è stata individuata in circa 2000 nuclei familiari per anno, che potranno così fruire di maggiori servizi. La graduazione del contributo verrà stabilita in base al numero di figli fiscalmente a carico e al valore ISEE, dalla dirigente della sezione inclusione sociale attiva in sede di adozione dei provvedimenti attuativi di competenza. E ora, come ogni giovedì, l'appuntamento con le anticipazioni del settimanale Luce Vita a cura della diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi. Vediamo. Ben ritrovati all'appuntamento settimanale di Diocesi in Forma con le notizie della diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi a cura dell'Ufficio per le Comunicazioni Sociali. Venerdì 23 giugno si terrà il ritiro del clero a Bari nella giornata diocesana di santificazione sacerdotale presso il Centro di Spiritualità San Francesco. Domenica 25 giugno si celebra la giornata per la carità del Papa. I fondi raccolti grazie al sostegno dei fedeli di tutto il mondo aiuteranno il Santo Padre ad essere concretamente vicino a quanti sono in difficoltà in ogni parte della terra. Venerdì 30 giugno si svolgerà l'Assemblea Pastorale Diocesana alle ore 19 presso l'Auditorium Regina Pacis a Molfetta. Sarà consegnata la relazione finale del biennio della fase narrativa del Cammino Sinodale e si darà inizio alla fase sapienziale. Sono invitati a partecipare sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose, membri del Consiglio Pastorale Diocesano e dei Consigli Pastorali Parrocchiali, i membri della Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali e i referenti parrocchiali del Cammino Sinodale. E ora entriamo nel vivo del numero 26 del settimanale Luce e Vita di domenica 25 giugno, ultimo numero prima della pausa estiva. L'editoriale presenta i risultati di un'indagine fra i 13enni e 19enni a Ruvo sul rapporto tra i giovani e il gioco d'azzardo, problematica molto grave che coinvolge oltre metà dei ragazzi delle nostre città. A pagina 2 una riflessione sul senso della giornata per la carità del Papa che, grazie al sostegno economico di tanti, può attuare iniziative caritative concrete e necessarie in tutto il mondo, nell'ottica missionaria che è alla base della Chiesa. A pagina 4 il direttore Luigi Sparapano ha raccolto i ricordi di quanti hanno conosciuto Ninetta Tedone, storica aderente dell'Azione Cattolica di Ruvo, che è tornata al cielo pochi giorni fa. Donna schietta e trasparente, testimone di fede e impegno, donna di presenza ed entusiasmo. A pagina 5 un resoconto delle ecclesiadi, le Olimpiadi tra le parrocchie, che sono tornate a svolgersi quest'anno dopo la pausa pandemica. A pagina 6 Francesca Carrannante presenta il resoconto del campo diocesano di Azione Cattolica svoltosi dal 2 al 4 giugno presso l'ostello Mamre di Sant'Eramo dal titolo Tessere di vita, responsabili tra vocazione e scelta. Sulla stessa pagina l'economato della diocesi presenta la rendicontazione dei fondi 8 per 1000 per l'anno 2022.
Pagina 7 prosegue la campagna di sensibilizzazione alla firma 8 per 1000 in fase di dichiarazione dei redditi per sostenere progetti utili alla collettività. In ultima pagina, la rubrica di spiritualità e una riflessione sull'insegnamento della religione a scuola a cura di Arianna Bernocco, studentessa del liceo scientifico linguistico Tedone di Ruvo. Con questo numero viene inviato alle parrocchie e agli abbonati il volume di Luce e Vita documentazione con gli atti diocesani relativi all'intero 2022. Il volume è disponibile anche in redazione. Come anticipato, siamo giunti all'ultimo numero del giornale diocesano prima della pausa estiva. Ringraziamo quanti ci hanno seguito e sostenuto, le lettrici e i lettori, le abbonate e gli abbonati, i sacerdoti che hanno continuato a promuovere il settimanale e tutti coloro che contribuiscono a questo servizio di annuncio, informazione e relazione. Grazie a Padre Francesco Mazzotta e alla redazione di Teledeon per la collaborazione e un arrivederci a settembre. Buona estate a tutti. Si chiude qui anche questa seconda edizione del telegiornale di Teledeon. Vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio in compagnia dei programmi della nostra rete. Buona serata.